dall'Africa, da una famiglia mista tra l'Etiopia, Eritrea e il Sudan. E sono qui adesso, questa è l'unità di Polonia nazionale 2007. Da 11 anni stiamo facendo questa cosa con le comunità diverse, con occupazioni di cucina. Solo qui ho imparato tante cose di questi progetti con le varie comunità, di cucinare i vari piatti del mondo. Adesso sto cucinando, oggi abbiamo una serata sudanese-senegalese, una cena dentro il ristorante rosso con golfi badanti, con scigelli stranieri. Noi facciamo queste serate spesso a Bologna. Adesso ci proviamo a farle anche qui dentro il ristorante. Infatti oggi domani noi siamo qui per Sudan, Senegal. Infatti adesso sto cucinando yassa, un piatto senegalese. Ci puoi dire come si cucina? Infatti questa è una cucina piccante con cipolla tipica africana, perché con il senape, il limone e il riso giallo si segue con questa, con un piccante proprio tipico africano, con un piatto piccante con petto di pollo. Si fa con tante cose, con carne, con pesce, ma oggi abbiamo fatto con petto di pollo. Quindi petto di pollo, cipolla, pomodori piccanti? Non pomodori piccanti, piccanti proprio, pomodori niente. Ah, quelli sono peperoni? Limoni, sì, questo è peperoncino. Peperoncino piccante. Cipolla, senape, un po' di zenzero. Un piatto tipico africano. Il profumo è buono. Grazie. E poi nel menù abbiamo altri piatti, abbiamo tamia, tipo un tipo, questo è l'impasto di tamia, tipo un falafel, da noi si chiama tamia comunque, una specie di falafel, si fa con la cipolla, un po' di prezzemolo, e diventa una polpetta fritta. Quindi questo è l'impasto? Sì, questo è l'impasto. Lì c'è un bagno, tipo una piada, li fa rasta, adesso tra un po' abbiamo fatto l'impasto e tra un po' facciamo anche il pane nostro. E poi un piatto di full, un fave africano, piccolo, questo lo usiamo spesso noi. Come si chiama questa piatta? Questa si chiama gurrasa. Gurrasa. E viene cotta fritta? Dal Sudan, no, da sopra la piastra. Sì. E poi abbiamo il full tamia, poi bamia, sta cucinando rasta oggi qui, un amico rasta famoso qui, Mahmoud Rasta. Il bamia è una verdura tribucale, si trova in India, in Africa, comunque lo usiamo tanto, in tanti modi, anche secca, si segue con riso anche, con carne di vitello. Carne di vitello e verdure. Verdure, un po' di cipolla, un po' di varie spezie e un piatto viene servito normalmente con un tipo di pane che facciamo. Adesso cerchiamo di farlo, anche se i materiali non sono giusti, però cerchiamo di farlo. E niente. Tu come ti chiami? Io Mahmoud. Sono l'aiuto cuoco di sì. Tu Taifur queste cose non le fai solo per la festa dell'unità, cioè è diventata la tua professione. Infatti adesso ho messo un'impresa di catering molto etnico, di eventi, volevo mettere tutto insieme, l'arte, le sfilate di moda, gli artigianati africani o anche latinoamericani o indiani insieme, se riesco. Mi piacerebbe comunque. Puoi creare un angolino di multicultura. Un angolino di multicultura, da Bologna ci parte, spero, sono partito da aprile, anche se facevo da molto, ma a livello professionale, a livello... Facciamo anche noi parte della multiculturalità, tu cosa dici? Certo, infatti questo è proprio il mio obiettivo, e trovi tanti gruppi pronti a essere disponibili nel momento giusto, in tutte le occasioni giuste, diciamo. Lei Mansura. Cosa stai preparando? Salata. Insalata.
insalata di arachidi. Insalata? Di arachidi, con il burro di arachidi, pomodoro, un po' di rucola e viene servito vicino il piatto che lo facciamo. Ha un nome particolare questa insalata? Da qua. Da qua che è proprio il burro di arachidi, si chiama da qua allora. Ed è, dove si serve abitualmente? Di che nazionalità è questa? Questo qua lo trovi normalmente, lo facciamo in Sudan, in Eritrea, in Etiopia anche vengono fatti. In Centrafrica? Sì. Tu sei Eritrea? Io. Sì, sì. Responsabile dell'associazione Golf Badanti qui a Bologna, poi vogliamo ringraziare loro perché hanno dato questo spazio di fare serata, varie serate africane durante la festa, anche dopo, sono sempre disponibili. Ciao Alina, ciao. Da dove arrivi? Sono origine di Russia. Sì. E la vostra associazione di che cosa si occupa? La nostra associazione si occupa di lavoro domestico col badante, tutto chi si tratta di mansione lavoro domestico. Quindi voi cercate di aiutare le ragazze che arrivano e che sono disponibili per fare questo tipo di lavoro e cercate di indirizzarle dando poi, facendo anche della formazione in questo. Sì, soprattutto formazione, cerchiamo di aiutare chi è nuovo arrivato, chi non conoscono il territorio, non sanno dove andare per non entrare sotto caporalato, anche lavoro nero, tutto quanto, poi soprattutto per migliore integrazione. Tutti venuti per necessità di lavorare e avendo questo problema vanno incontro tutte le difficoltà, diciamo. Poi noi soprattutto vogliamo migliore integrazione questi col badante perché sono chiuse 24 sul 24, anche se il contratto nazionale dice hanno 36 ore settimanali di riposo, comunque non fanno, non è così. Non possiamo dire tutta negatività, comunque voglio dire ci sono anche positivi, ovviamente le cuochi che lavorano qua da noi per la festa unità, le famiglie è stato gentilmente dato disponibilità a loro, mezza giornata di libera di permesso per lavorare con noi. Benissimo. Come si chiama la vostra associazione? Noi non abbiamo ancora deciso, abbiamo prima pensato col badante, poi perché tutti i mansioni svolgono questo, no? Poi come ci sono tante etniche, ci sono tante nazioni, maggioranza est, noi abbiamo però anche Marocco, Tunisia, di Africa, Filippine, peruviane, ecuadoriane. E allora una cosa difficile, abbiamo prima chiamato donne di est, all'inizio abbiamo cominciato in questo modo, adesso capiamo, dobbiamo cambiare anche nome, quindi piano piano andando avanti. A sede centrale non abbiamo, abbiamo avuto tante proposte per questa associazione, gentilmente è stato presidente di quartiere Fossolo, ha dato un spazio sul via Mazzini, Villa Paradiso. Noi pensiamo come utilizzare questo spazio perché di là ci sono anche l'altra associazione, pensionate. Poi via Bettiferro abbiamo fatto un paio di cose, poi... Ma per riuscire a dare delle... Usiamo via Galliera 25A perché abbiamo un folklore Kalinka che fa spettacolo. Adesso hanno invitato Piazza Senior 17 a fare un spettacolo. Se noi dovessimo dare delle indicazioni ad una ragazza appena arrivata dall'estero, che riferimenti potremmo dare? Allora, praticamente potete dare case base, modem oppure via del Porto 16 dove noi facciamo
diciamo, collocamenti. Ovviamente adesso vi dico una cosa, noi aiutiamo quelle che hanno documenti, cerchiamo di dare una mano come possiamo, avendo queste tutte informazioni, magari Caritas oppure le altre cose, per dare una mano. Purtroppo ufficialmente sì, non ho neanche diritto di parlare. Comunque aiutiamo a tutti quelli che vengono. Grazie. Fa parte dell'organizzazione, del quando è nato il progetto, c'era lui questa idea di fare le cose insieme qui con questa associazione che è Casa Base, che sta nascendo, che raccoglie un pochino tutte le badanti e quindi tutto questo, questa utenza sia da una parte che dall'altra di che abbiamo a Bologna. E poi da lì appunto si è allargato per tutti, per i volontari, e lui è fra quelli che hanno messo in piedi la cosa. Allora, visto che tu sei uno di quelli che ha messo in piedi la cosa, dimmi, tu come ti chiami? Beppe. Ecco Beppe, allora da dove è nata l'idea e come l'hai messa in piedi? No, non sono, ovviamente non sono l'unico, questo è fondamentale dirlo. L'idea è nata appunto di cercare, c'è cioè una logica di aggregazione, di cercare di fare delle cose insieme, nel limite del possibile, e vabbè, tu sai bene che questo fenomeno della migrazione a Bologna è particolarmente rilevante, quindi c'è una forte ricerca di lavoro. Noi adesso stiamo intervenendo come Casa Base con una logica di rapporto fra datore di lavoro e lavoratrice, quindi cerchiamo di mettere in contatto ovviamente gratuitamente i due soggetti, e quindi cerchiamo. Riuscite in questo modo a tagliare fuori la fettina della criminalità, del caporalato? Sì, è un tentativo, ovviamente un tentativo molto molto parziale, nel senso che il lavoro in nero purtroppo su questa tipologia di lavoro è ancora predominante, anche a Bologna. Però voglio dire, è un primo passo che si cerca di fare. Con risultati secondo me soddisfacenti, perché già per esempio noi curiamo un migliaio di famiglie che hanno comunque un rapporto di lavoro in regola con queste lavoratrici, che non sono poche, diciamo in larga parte provenienti dai paesi dell'est, ma non solo, nel senso che sono rappresentate tutte le nazionalità, abbiamo anche qualche italiano. Sì? Sì. Tra le badanti. Sì. Tutto secondo me c'è anche, oltre a questo aspetto, l'aspetto che non è da trascurare del vedere anche dalla parte del datore di lavoro, perché è una nuova tipologia di datore di lavoro, evidentemente. Per cui cosa succede? Che chi per tutta la vita magari è stato operaio in fabbrica, per usare frasi fatte, si ritrova all'improvviso ad essere datore di lavoro, ma lo vediamo, a volte restano sconvolti all'idea di dover essere loro che sono stati dipendenti tutta la vita, quindi a volte con l'accanimento contro il padrone famoso eccetera, e adesso si ritrovano loro tra virgolette i padroni, e a volte crea questo problema, disagio. In questo modo invece si riesce a mettere insieme la cosa, che è un aspetto notevole. Fate me. Formazione oppure no alle signore che si prestano? Sì. Che sì. Tipo di formazione? Sì, adesso c'è un corso di formazione che è in fase di avvio, adesso esattamente non seguo io il collocamento ma faccio altre cose, che dovrebbe avviarsi verso la fine di settembre in collaborazione mi pare con la provincia di Bologna, e quindi vabbè, ci sono dei momenti formativi, e comunque ribadendo il concetto che diceva prima Elvira, il problema grosso è appunto riuscire a far comprendere anche al datore di lavoro, che semmai ha un iscritto al CGL, pensionati, allo SPI eccetera eccetera, quali sono i rischi e i pericoli del far lavorare queste persone in nero, anche da un punto di vista personale, no? Dall'infortunio sul lavoro a eventuali denunce o quant'altro. Quindi a mio avviso è un lavoro che sicuramente è importante, è necessario nei confronti dei neocomunitari o degli extracomunitari, perché si cerca di fornire
a loro una qualche fonte di reddito, quindi di lavoro, ma è analogamente importante per i datori di lavoro perché sono datori di lavoro nuovi, quindi senza elementi che altri datori di lavoro più anziani hanno. Poi forse, non so, mi permetto di aggiungere, forse che anche la dignità del lavoratore aumenta. Certo, certo, infatti vabbè, noi abbiamo ben presente qual è il contratto collettivo di lavoro delle colfe e delle badanti che è stato rinnovato, se non vado errando, a marzo, quindi è un dato abbastanza recente. Noi ovviamente quando facciamo i contratti di lavoro fra datore di lavoro e colf applichiamo ovviamente le tariffe sindacalmente previste, diamo anche tutte le informazioni dei diritti e dei doveri al lavoratore e al datore. Benissimo, benissimo. Complimenti, un bel progetto. Le istituzioni vi appoggiano, vi supportano? Sì, allora si tratta di capire cosa intendiamo per istituzioni, voglio dire. Quali istituzioni vi appoggiano? Non è un'istituzione, comunque noi abbiamo una convenzione diretta con la CGIL, da un lato, stiamo cercando di avere rapporti ovviamente con tutte le istituzioni locali, la nostra struttura è imperniata su Bologna ma si sta estendendo anche in Romagna, Ravenna eccetera, e quindi vabbè, ovviamente rapporti con comune, con quartieri, il tentativo almeno è quello. Certo, la nostra è una struttura nuova, abbastanza giovane, e quindi c'è tanto da fare. È nata molto giovane, è nata quando? Casa Base è nata da qualche mese in sostanza. Ah, proprio neonata, infatti per quello ribadivo molto. In bocca al lupo, allora. Dobbiamo... E poi l'altra cosa carina è che in questa situazione, oltre a questo discorso di portare avanti Casa Base, queste serate extra è un ulteriore modo per unire, perché in realtà questa sera ci sarà la sera africana con la gente russa che viene qui a lavorare con noi, cioè, quindi diventa un ulteriore modo per stare insieme. È un inizio, bravo.